grazie, grazie per aver accettato questo invito. Noi siamo qui a fare arte, a parlare di bellezza, quindi questo è quello che conta, e tu stasera ci hai regalato veramente una serata stupenda. Tu sei stato una grande emozione per tutti noi questa sera. E io vorrei onorarti con il premio Narnia Festival Leone d'Argento alla carriera. Giuseppe Poggio, Leone d'Argento alla carriera. Con i tuoi testi, con i tuoi messaggi importanti, quanto è importante rivolgersi soprattutto ai giovani? Però è bello alla fine dei concerti, ho decine e decine di ragazzi dai 15, 16 all'adolescenza in su che mi dicono: guarda, io non ti conoscevo, mi piacciono i temi che tratti, perché oggi la tematica dell'amore è quella che al 99% tiene in piedi tutta la musica, belle le canzoni d'amore, però ci vuole anche qualcuno che traduca in musica delle tematiche che non tratta nessuno. Se tu dovessi adesso dare un consiglio a questi giovani, perché che sono... essermi mantenuto i sogni, perché se capisci un po' della vita e dai più valore ai soldi, ovviamente non li spendi a cavolo, e se non c'è mamma e papà che ti coprono sempre le spalle e ti spianano le autostrade, capisci prima e scrivi delle cose diverse, e puoi andare in strada e testare la gente, poi piano piano ti iscrivi in tutti i festival possibili e immaginabili. Non è mai detto che passa un produttore, vede una bella voce, vede un bel strumentista, vede un friend e comincia a fargli fare delle cose. Poi è un terno all'otto, certo, come diceva mio nonno, apri e chiudi, se era facile, facevano tutto. Grazie Giuseppe.